Partito. Eccola qua. Saluti, buongiorno, bentrovati. Il buongiorno di oggi è qui da località Colli. Siamo in partenza. I am a citizen scientist. Per la gente, raccontaci che cosa vuol dire l'aria marina con questo messaggio. Hai eletto tutti i cittadini ricercatori scientifici? In realtà sì, questi giorni della manifestazione, praticamente tutti i cittadini parteciperanno a queste iniziative organizzate dall'area marina protetta Cinta Campanella in collaborazione con varie associazioni presenti sul territorio, in questo caso noi abbiamo di San Daniello e accoglieremo gli ospiti in una passeggiata sul sentiero delle Sirenese. Durante la passeggiata cercheremo di fotografare qualche esemplare di fauna oppure di flora, qualche particolarità biologica o faunistica. Esattamente, sperando che il tempo... Intanto oggi sono anche altri gruppi con altri posti di partenza. Assolutamente sì, c'è... Perché il cartellone di Citizen era abbastanza ricco e ampio, abbraccia anche domenica prossima, penso. No, mi sembra che fino a domani. Sì. Oggi c'era anche la passeggiata dell'associazione Guide Turistiche di Piano di Sorrento che andavano al Monte di Galvano, quindi dal versante orientale della stessa valle di Colli di Fontanelle e poi dei Colli e poi varie altre associazioni. Oggi pomeriggio c'è la Proloco di Massa Lucrezia che farà la stessa nostro percorso. Sai bene, la caratteristica faunistica di questo percorso sono questi corvi imperiali, è una colonia che si è stanziata negli ultimi decenni che mi auguro possiate fotografare al meglio e alla grande. Ma in effetti il sitiello dove noi andremo stamattina è una località perfetta per fare il bird watching, l'attività di bird watching, quindi oltre i corvi possiamo, se siamo fortunati, magari qualche poiana o un gheppio o qualche falco pellegrino, dipende un po' dalla fortuna, insomma. I nostri auguri, in bocca al lupo. Grazie. Poi ci fate vedere i risultati che li dobbiamo pubblicare di queste fotografie di ricerche scientifiche. C'è quest'app fatta sempre dall'area marina Punta Campanella, dove potrebbero essere caricate tutte le foto sia degli ospiti. Grazie.